Ecco, il primo chef che si è esibito a Rimini per Almeni, c'è stato un cambio di programma, insieme allo chef al 15° posto nella 50 Best, c'è anche un altro straniero, anche se è italiano. Sì. Chi sei? Simone Tondo. Simone? Tondo. Tondo. Un cognome pugliese, ma sono sardissimo dall'accento. Ah, ecco. Tra l'altro con la Sardegna c'è una sorta di gemellaggio, nel senso che al Four Village... Sì. Presto saremo con molti chef, come qui a Rimini, per la prima volta. Bene, tu sei in un ristorante a Parigi. Io ho un ristorante a Parigi, si chiama Roseval, ho fatto i 24 coperti, l'ho aperto nel 2012, una piccola realtà, lo cerchiamo di fare bene e di divertirci. Quindi ti ha ingaggiato Massimo Bottura? Così sembra, perché tifiamo la stessa squadra, quindi... Ah, è per quello? Ah, ecco, quindi però già essere scelti da Bottura è già quasi come una stella Michelin, visto che ci sono vari riconoscimenti, bisogna... Non dico che non ci serve, però fa piacere. Ecco. Fa piacere, è una stima... Io ho 26 anni, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo è nella direzione giusta, lo stiamo facendo bene. Ecco. Bene, quindi sei chef patron? Sono chef patron e... tutti le note positive e negative del caso, quindi. E vieni da quale scuola? Io ho lavorato, sono iniziato in Sardegna come tutti quanti, ho lavorato da Andrini e da Pezzo. Ah. E poi. Di Costa Smeralda? No, Andrini era ad Alghero. E Pezzo era al Teatro Lirico di Cagliari. Poi ho fatto uno stage a Mirasur. Quindi con la Greco? Con la Greco e poi Parigi. Ed ecco poi quindi. E questo bistrò, pochi posti, non è un big gourmand perché il prezzo del tuo bistrò... Il menù è a 45 euro adesso. Aperto la sera? Aperto solo la cena, da lunedì al venerdì. Chiudo sabato e domenica perché così respiriamo e... Come la maggior parte dei ristoranti gastronomici. Tutti i ristoranti gastronomici parigini sono tutti chiusi il weekend. A parte il Bristol, vabbè. Se aprite a Parigi, aprite il weekend. Bene, bene. Quindi cosa cucini? Cosa hai cucinato qui a Rimini? L'idea era di fare qualcosa che avesse dei prodotti locali, o quasi. Quindi l'anguilla, l'anguilla è laccata con della soia, poi bruciata. Lo serviamo con delle ciliegie, perché non abbiamo trovato le visciole, o visciole, non so l'accento dove cade. E poi lo serviamo con un succo di piselli al coriandolo, delle chips di cipolle e dello squacquerò. E questa è la bistronomia? Bistronomia. Spero.